Salvini ha sempre detto di non aver mai visto un euro di quei 49 milioni carte alla mano. Smentiamo questa versione, quindi lui quei soldi li ha visti, consapevole che quei soldi erano provento del reato di Bossi e Belsito. Sulla vicenda della trattativa per il finanziamento alla Lega abbiamo documentato una riunione all'Hotel Metropol di Mosca in cui uno dei protagonisti era Gianluca Savoini, quello che in Russia chiamano il consigliere di Matteo pur non avendo alcun ruolo ufficiale nel partito. Una trattativa in cui si parlava di un finanziamento per la Lega camuffato da compravendita di gasolio. Tutti si sono affrettati a dire che non hanno mai preso un soldo, ma noi non abbiamo mai scritto questo nel libro nero della Lega, abbiamo semplicemente raccontato di una trattativa che per noi resta un fatto politicamente rilevante. C'è un altro fatto politicamente rilevante che avviene il giorno prima della trattativa, quindi il 17 di ottobre, sempre a Mosca, c'è questo incontro pubblico con Salvini presente, conferenza stampa con Confindustria Russia per parlare delle sanzioni. La cosa interessante è che finita la conferenza stampa Salvini sparisce e noi sappiamo che si è incontrato con il suo omologo russo, quindi col vice premier russo, con la delega all'energia Dmitry Kozak. Prima di uscire con il libro abbiamo mandato delle domande su questo punto a Salvini chiedendogli come mai ha incontrato Kozak, che cosa si sono detti, lui non ha mai risposto. Entrambi hanno necessità di vedere un'Europa debole, fragile. Questa possibilità gliela possono offrire solo i movimenti sovranisti che sono anti-europei. Il vero interesse quindi sia di Putin che di Trump è sostenere, diciamo, i movimenti sovranisti. Il mondo oggi, diciamo, è diviso in blocchi. Ci sono gli Stati Uniti, c'è l'Unione Europea, c'è la Russia, c'è la Cina, c'è l'India. Disgregare il blocco europeo vuol dire avere un concorrente in meno, molto banalmente. Negoziare con il singolo paese, Italia, Francia, Polonia, è meglio che negoziare con un blocco da mezzo miliardo di persone, è più facile. All'interno della Lega poi è vero, in particolare da quando c'è Salvini, convivono due anime, e questo è innegabile. C'è Giorgetti che è più legato agli Stati Uniti e alla parte, diciamo, di Vaticano. Salvini, da quando è stato incoronato segretario, ha creato questo rapporto strettissimo invece con i russi. Dugin con l'Italia ha un rapporto speciale che risale agli anni 90. Il primo libro pubblicato in Italia di Dugin, Eurasia, viene pubblicato dalla piccola casa editrice di Claudio Mutti, un personaggio legato all'estrema destra degli anni 70. Dugin è un personaggio centrale in questa storia, è centrale nel libro Nero della Lega perché fa da collante ideologico un po' tra le varie anime di questi sovranismi. Dugin è quello che mette in collegamento i neofascisti italiani con la Lega, per esempio, attraverso vari siti e media di propaganda filorussa. Queste istanze cristiane conservatrici oscurantiste, quindi anti-gay, anti-aborto, anti-eutanasia, anti-cure palliative, anti-eucarestia per i divorziati, uniscono il sovranismo europeo, diciamo il blocco eurasiatico, quindi Russia e Europa, agli Stati Uniti e al Vaticano, perché in Vaticano ci sono, c'è una schiera di cardinali che fanno capo al cardinale Burke, che è americano, che sostengono queste tesi. E qui infatti si collega nel libro, raccontiamo come Salvini ha conosciuto Trump, soprattutto ha conosciuto Bannon, come Bannon ha messo in collegamento Salvini con Burke e l'ala conservatrice del Vaticano. La seconda parte del libro nero inizia con una frase di Salvini: qui non si fa ricicleria, quando lancia il progetto meridionalista della Lega, o meglio anche nazionalista, nel senso che abbandona la parola nord per abbracciare tutto il paese. Manda in esplorazione un leghista storico, Raffaele Volpi, a cercare volti nuovi, a fare casting. Il problema è che o per la fretta o per la superficialità, per esempio in Sicilia hanno scelto tutta gente a rappresentare il partito, gente che aveva già avuto esperienze politiche con la Democrazia Cristiana, col Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo, che diciamo ha una storia politica abbastanza controversa, no? Anche con un processo per voto di scambio. Amici di Totò Cuffaro, cioè esattamente la ricicleria che Salvini diceva di non volere. In più abbiamo rapporti tra rappresentanti politici della Lega e personaggi legati alla criminalità organizzata. In Calabria in particolare c'è un deputato della Lega che ha dei parenti finiti in indagini di 'Ndrangheta e abbiamo anche il rappresentante locale della Lega a Rosarno che ha avuto rapporti d'affari con più persone considerate contigue alla 'Ndrangheta.
Salvini ha sempre detto di non aver mai visto un euro di quei 49 milioni che altro non sono che i rimborsi elettorali ottenuti dal bel sito tra il 2008 e il 2010. Ecco, noi carte alla mano smentiamo questa versione perché dimostriamo come in realtà Salvini, quando è segretario, ha incassato alcune tranche dei rimborsi elettorali 2008 e 2010, quindi lui quei soldi li ha visti. E li ha visti consapevole che quei soldi erano provento del reato di Bossi e Belsito, ma questo perché glielo scrive anche l'ex avvocato di Bossi in una lettera che noi nel libro pubblichiamo in appendice alla fine del libro. E quindi dire non li ho mai visti fino all'altro giorno è una bugia. È una bugia perché ci sono i documenti, i mastrini interni al partito e altri documenti che certificano come in quel periodo Salvini ha usato quei rimborsi elettorali incriminati, perché sono di quel periodo lì. Quindi Salvini, quando dice sono storie di 10 anni fa e io non ho mai visto un euro, mente sapendo di mentire.